Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video Mukbang McDonald's, un po' uno scioglilingua ma dovrei averlo detto bene. E questa volta, vabbè, bibita qui accanto e mi sono superata prendendomi anche un dolcino. Bene sì, ho ceduto a provare ad assaggiare la cheesecake al cioccolato, mi pare, di McDonald's, mai presa in vita mia. I dolci McDonald's li ho sempre presi molto poco, però ho voglia di qualcosa di diverso. Io ho messo tutto qui, come mi dite sempre, deve essere tutto in vista, quindi cerco sempre di accontentarvi, come non cedere a una patatina. Intanto apro la salsa, tra l'altro ne avevo chiesta una perché era in omaggio solo con le patatine no, queste patatine forse, boh, non mi ricordo. E o quando le chiedo non arrivano, oppure quando non le chiedo ne arrivano due, però vabbè, almeno recuperano, diciamo così. E quindi la metto qui sperando di non fare danni. Allora, vi ho chiesto in un sondaggio Instagram cosa volevate come argomento, perché non so mai. Sapete che amo queste tipologie di video, ma non so mai se, cioè di cosa parlare. Io, lo sapete, adoro questa tipologia di video veramente tantissimo, ma credetemi, tutte le volte sono in crisi sull'argomento, non so mai di cosa parlarvi. Ho messo una storia su Instagram per chiedervi che cosa vi andava. Però alla fine il globo è arrivato prima del previsto, quindi ho visto solo due delle vostre risposte. E tante di voi mi hanno detto qualsiasi argomento, basta stare in tua compagnia, quindi vi ringrazio tantissimo, veramente siete dolcissime. Intanto sgranocchio che sto morendo di fame. Premesso che è più ora di merenda che di pranzo, ho deciso di ordinare perché stamattina siamo andati in giro per fare diverse commissioni. Siamo tornati tardissimo. Tant'è vero che Riccardo è corso al lavoro perché era anche un po' in ritardo. Io ho pensato a dare da mangiare alla bimba. E poi per me è diventato tardi. Non avevo voglia di farmi la pasta alle 3 del pomeriggio. Quindi ho pensato di prendermi un McDonald's, anche perché, come vi dico anche nel vlog, penso che lo caricherò prima di questo video, quindi in teoria dovrei avervi già accennato la cosa, però è stato un momento piuttosto buio per quello che non mi avete più vista. Non mi va di dirvi il perché, il per come, perché sono cose strettamente personali, però però vi basti sapere che è stato un periodo proprio brutto e nero, e quindi ho mollato un pochettino l'alimentazione sana. Non che io mi sia sfondata di schifezze, assolutamente, però non sono stata lì proprio a puntino a guardare le due fette biscottate integrali, piuttosto che, ecco, magari mi facevo due tazzone di cereali. Non sono stata lì a badare più di tanto. Da lunedì riprenderò per bene. Quindi, visto che oggi sto vloggando, sono sola, la bimba dorme, ho pensato di, mamma mia, che buone, di fare un video in vostra compagnia. Bando alle solite ciance. Di cosa vi parlo? Allora, intanto vi faccio vedere cosa ho preso qua. Ovviamente Big Mac, però quello piccolo, quello normale, perché l'altro gigante veramente, ragazze, è troppo, cioè non ce la posso fare. Di qua invece ci sono le patatine, quelle col formaggio, che sono le mie preferite. Noterete le unghie? Molto semplici, e le ho fatte stra di corsa ieri.
in un momento in cui Alessandra era molto brava e dormiva. Diciamo che sto cercando un po' di riprendermi da questo periodo veramente brutto e era tipo 15 giorni che neanche mi truccavo, oggi è la prima volta che mi trucco. Ho fatto tipo uno smoky con un po' di eyeliner, niente di che. Però già vedermi così mi sento più umana. Poi ho fatto le unghie, quindi sto cercando di riprendermi. Piano piano ci si rialza. Sto pensando di cosa posso parlarvi, cioè ragazze, sono sempre in crisi quando faccio questi video. Le prendo anche da qui perché formaggio ne mettono sempre uno sputo. Cioè proprio solo puh, basta, finito. Al centro, cioè proprio solo lì. Infatti, peccato perché il formaggio è molto molto buono. Mi pare sia al cheddar il formaggio, però è buonissimo. Però ne mettono veramente poco. Allora, stavo pensando, direi che è arrivato il momento di dare un morso al panino, non si può andare avanti a patatine. Rompo la scatola così ci leviamo il coperchio da qui, che tiene un po' di posto. Che buono, Madonna. Alla fine il mio preferito è il Big Mac, ragazze. L'ultima volta, no, non l'ultima, l'ultima, quella prima. Ho provato a prendere il McCrispy, no, McChicken. Quello che tra l'altro quando ero con i miei, anche quando con i miei andammo a Londra anni e anni fa, ovviamente per non straspendere uno era sempre nei fast food. E mamma mia. E lì c'era il Burger King, c'era anche McDonald's, mi pare, perché quello è internazionale, però c'era Burger King e prendevo sempre quelli di pollo, no? Sempre preso quelli. Poi quando ho scoperto questo qua, boh, ciao pollo. Proprio abbandonato. Stava cadendo tutto il formaggio. Comunque vi dicevo, a parte il discorso pollo e carne, vi volevo parlare di un argomento che secondo me coinvolge tante donne, soprattutto dopo il parto, ovvero il discorso insicurezze, gelosie. Che è un discorso che mi sta molto a cuore perché a me sinceramente ha abbastanza colpito. Voi come siete? Insicure, sicure di voi stesse? Non avete mai paura? Che può essere relativo anche alle amicizie, per esempio, non solo in amore, eh? Però magari insicurezza, non vi piacete, non siete sicure. A me è un argomento che veramente mi sta a cuore perché mi sta un po' distruggendo, vi dico la verità. Da quando ho avuto Alessandra, specialmente, non so neanche spiegarvi bene, però sono dubbiosa, insicura, impaurita anche se vogliamo. E quindi volevo sapere voi cosa ne pensate. Se avete vissuto
queste cose. Ho dato un attimo un'occhiata alle storie di Instagram e casca a pennello una richiesta di Fedi992, che saluto, ciao tesoro, che mi dice appunto rapporto con il proprio corpo postparto, io in crisi. E appunto si collega molto bene per quello che ho detto anche questo argomento, perché si collega bene a quello che stavo dicendo, quindi vedete che comunque anche un discorso di vedersi cambiate, vedersi diverse. È una cosa che mette abbastanza in crisi noi donne, soprattutto per esempio nel mio caso, io sono al secondo figlio, quindi il mio corpo è ancora più rovinato, tra virgolette, perché per quanto un figlio sia una benedizione, però comunque a noi donne il corpo si rovina. È inutile negarlo, smagliature, la pancia un po' più flaccida, no? Poi non è così per tutte, ma per chi magari come me era già in sovrappeso, magari per le persone più magroline, non lo so, quello è... E fisicità, cioè nel senso non vuol dire niente. Ci sono persone magre che comunque si ritrovano la pancetta moscia, e ci sono persone in sovrappeso che magari hanno la pelle più tonica, e quindi anche dopo 2 o 3 gravidanze comunque tornano belle piatte. Ovvio che avendo anche un po' più di disponibilità economica, vedete le persone famose, no? Difficile vedere una Michelle Hunziker dopo che ha avuto 3 figli, 4, quanti sono, con la pancetta moscia. Sono sempre belle piatte perché vanno a farsi fare i massaggi e vari trattamenti. Sicuramente che le danno la possibilità di tornare facilmente come erano. Quindi, ragazze, volevo sapere appunto, mamma mia, qua cola tutto. Il vostro parere, perché io appunto penso che mi farò poi seguire, ho dimenticato i tovaglioli, alto, eccomi qua con i tovaglioli perché iniziava a essere drastica la situazione. Ovviamente ragazze, il mio consiglio, ma ve lo dico veramente in maniera spassionata come se fossi la vostra migliore amica, se soffrite di depressione postpartum, se vi sentite sempre tristi più del dovuto, cioè se andate oltre il mese dopo il parto, andate a parlare con qualcuno. Io nada, no. No. Io ho fatto la cavolata di non farlo. Sto cercando di rimediare adesso. Però fatevi seguire, parlatene, parlate con qualcuno. Ovviamente qualcuno di esperto, psicologi, psicoterapeuti, sono un sacco di persone, anche gratuitamente, tipo i consultori, che vi possono aiutare. Non ci tengo a dare questo messaggio perché molto spesso io mi sono sentita sola in questo discorso. Vostro marito, la vostra migliore amica vi possono capire fino a un certo punto, quindi ad un certo fino a una certa soglia. Poi non vi capiranno più. Quindi è importante questa cosa, non state da sole, parlatene con mamma, papà e andate a parlare con una persona competente, specializzata in queste cose. Poi
Anche tante altre ragazze mi chiedono sempre, mamme, mi chiedono di parlare della mia esperienza con l'allattamento. Allora, non so nello specifico cosa vi serve sapere sul mio allattamento, cioè sull'allattamento per Alessandra. Perché io ho allattato più o meno 5 mesi, quindi adesso 5, 6, 7, il 7 di novembre farà 8 mesi la bimba. È già 3 mesi più o meno che non allatto più. Non mi manca granché perché ho avuto delle difficoltà io con l'allattamento, quindi sì. Indubbiamente mi manca perché era una coccola mia e di Alessandra, un momento tutto nostro, intimo proprio. Quindi mi manca. Ma mettete qui. Ma per certi versi non mi manca assolutamente perché ero stressatissima. Mi apro l'altro ketchup, tanto è finito. Ero stressatissima, ragazze, dormivo proprio niente. Facevo difficoltà perché dovevo utilizzare il silicone davanti. Quindi non ero proprio. Non ero proprio tranquilla, era un po' stressante, però. Scusate, sembro un animale, ma come mangio da 10 anni, però ho fame. Intitolerò questo mukbang Mukbang Animal. Quindi ripeto, non so realmente cosa vogliate sapere sulla mia esperienza dell'allattamento. Io ho allattato poco, 5 mesi, lo stesso mi è successo per Federico, primo figlio, quindi anzi, questa esperienza allattamento in realtà è andata anche meglio di quella con Fede, perché con Fede avevo sempre la mastite ogni 3x2 ero in ospedale. Invece con Ale è andata meglio perché lei mangiava di più. Lei è più mangiona, anche con le pappe mangia tantissimo lei. Fede no, Fede mangiava di meno. Tra un po' mi mangiavo anche le quindi. Appunto, vi dicevo, la mia esperienza è questa. Io comunque in ospedale ho avuto la montata lattea quasi subito. Ho avuto il colostro per i primi 2 giorni dopo il parto e poi mi è arrivata la montata lattea già che ero in ospedale. Vabbè, io in ospedale sono stata 8 giorni perché, come vi dicevo, già in video vecchi passati. Mi hanno tenuto sotto controllo Alessandra per delle piccole problematiche che si sono poi risolte, però sono comunque stata più giorni. Però dopo il terzo o quarto giorno avevo già la montata latte. Poi lì in ospedale al nido c'è il tiralatte, quindi io lo tiravo anche. Oh mamma, inizio ad essere piena. Qua c'è lo sputo di formaggio che vi dicevo, che ovviamente va tutto sotto. Vabbè. Meno male che c'è il ketchup.
Finiamo il panino. Io ragazze sono una persona che mangia di tutto, quindi mi dispiace veramente tanto non essere una di quelle persone che può mangiare tutto quello che vuole e non prende un etto. Purtroppo non è così. Perché sono una persona a cui non piace porsi i limiti, no? E si vede. Vedo il cibo, purtroppo, anche questo è un mio problema. Oggi mi sto mettendo proprio a nudo. Vedo il cibo come una coccola e non va bene. Quindi, quando sto male, se sto molto male, mi si chiude lo stomaco. Ma se è un male barra tristezza, mi si apre tre volte tanto e soprattutto voglia di schifezzine, dolcini. E non va bene. Cioè, con le mani in insalata, cioè proprio animal style oggi. So che mi perdonerete. Oggi me ne frego. Assassina, vedete? Ah sì, è rimasta una patatina. Comunque ragazze, la gelosia, le insicurezze, queste cose qua, sono una roba bruttissima. Per chi le subisce, ovviamente, ma anche per chi è così, per chi patisce ed è così. Non mi spiace, ho avanzato un po' di ketchup. Magari lo chiudo e lo metto via, lo tengo per... Peraltro, ogni tanto, non so se siete stati al McDonald's di recente, non danno più la cannuccia, dicendo che loro non danno più la cannuccia per salvaguardare, evitare lo spreco della plastica, queste cose qua, evitare di consumare troppa plastica. Quindi se nessuno la chiede, la cannuccia non la danno più. Però sono dell'idea che almeno quando mandi le cose a casa dovresti spedirla. Infatti adesso me l'ha mandata, ma quasi sempre non c'è. Cioè io non ne ho, casualmente io non ho cannuccia a casa, quindi sono sincera, berla senza la cannuccia, cioè o mi compro una cannuccia di vetro che almeno non faccio consumo di plastica. Allora, qua c'è, aspettate, la cheesecake, ta-da! Che carina sta scatola, questo cos'è, un pezzettino omaggio, mi hanno messo, ma cos'è sta cosa, cioè sembra che è passato un topolino, vado a prendere una forchetta, eccomi qui con la mia forchettina di plastica, assaggiamo questo boccone del topolino. Ovviamente il cioccolato non c'è, pensavo fosse più al cioccolato principalmente, è una cheesecake perché il cioccolato praticamente non c'è, cioè è un assaggio di cioccolato. Buona.
Ragazzi, c'è Nala che mi sta guardando malissimo. Non la mangio tutta, lascio metà a Riccardo per stasera come dolcino. Anche perché è tanto dolce, un po' nauseante. Sono più golosa di salato io. E poi vi dico la verità, avevo proprio voglia di cioccolato, non so perché ho preso questa. Basta. Voilà. Uno strapieno. Io direi che è vuoto. Scusate la voracità, ma avevo una fame allucinante. Sono le 3:30 passate. E avendo fatto tutte queste commissioni, abbiamo camminato e non ho pranzato. Una fame allucinante. Io spero che questo video vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Spero di avervi parlato di qualcosa di sensato perché mi rendo conto che quando non ho un argomento preciso parlo, 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 ma non so se ho detto qualcosa che abbia un senso, quindi in caso se ho detto qualcosa di sensato commentatelo qui nei commenti. Per il resto, vi mando un bacio gigantesco come sempre, grazie per seguirmi, grazie per essere sempre così gentili e carine con me. E che dire, vi adoro, vi stramo follemente, alla prossima. Muah.